Non passano inosservati i dati diffusi nei giorni scorsi dall'Ospedale di Padova in merito agli infortuni sul lavoro, che vedono le imprese edili sempre in cima alle classifiche non proprio rassicuranti. Il presidente di ANCE Veneto Paolo Ghiotti commenta i dati e riflette in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. Leggiamo numeri che un attimino ci impauriscono e ci spaventano, perché fosse anche solo uno, l'unica, di una sola persona la morte nel lavoro sarebbe già tanta, ma ahimè vediamo che i cantieri controllati e questi ultimamente sono veramente tanti, perché si parla di un controllo di un 35-40% dei cantieri, si evince che l'Ospedale ha raddoppiato le morti. Ovviamente le ha raddoppiate non per fare cassa, ma perché c'erano delle irregolarità. Vediamo che un terzo, un cantiere, sì, un terzo dei cantieri non è a norma. E ovviamente quando questi cantieri non sono a norma è ovviamente facile che possano succedere, come effettivamente sta succedendo, aumentando anche il numero dei morti, purtroppo, in questa nostra attività che di per sé è particolarmente difficile e pericolosa, e quindi a maggior ragione bisogna osare attenzioni e professionalità che non debbono mai essere lasciate un po' al caso. Serve un salto culturale e capire che la prevenzione è fondamentale. Nel 2022, prosegue, c'è stato un forte aumento del lavoro nel nostro settore, di conseguenza sono nate tante imprese, ma troppo spesso si tratta di imprese nate dall'oggi al domani, imprese che, pur non volendo generalizzare, spesso hanno come unico obiettivo il profitto e questo purtroppo comporta la perdita del rispetto verso la persona, verso la cultura del lavoro e anche verso la committenza. Imprese che oserei dire, ma non voglio ovviamente fare di tutto un album fascio, imprese che hanno la finalità che è unica, guadagnare, dove ahimè spesso si perde anche il rispetto verso la persona e il rispetto verso quella che io chiamo anche una cultura del lavoro e un rispetto anche verso la committenza. Quando queste cose succedono, ovviamente la conseguenza è quella che i giornali e l'Ospedale riporta. Io continuo, non io, ma tutta l'ANCE continua a ribadire la necessità di selezionare un pochino le imprese. Non è possibile andare in Camera di Commercio, aprire una partita IVA, prendere a noleggio un camioncino e definirsi imprenditore.